Eccoci, siamo ritornati. Allora, 0832 194 3150. Poi Tommaso ci racconterà ancora tutti i... Sì, stanno votando, no, di arrivare delle domande. Benissimo, però mi deve rispondere. Era necessario, ripeto la domanda, smantellare totalmente o quasi totalmente la squadra dello scorso anno? A me l'ha fatta lui. No, a te. Ma sotto tanti aspetti, allora... Se i giocatori fossero arrivati per tempo, per cui l'allenatore aveva a disposizione tutta la rosa sin dalla partenza, diciamo, poi vabbè, due o tre eventi magari pure stava facendo, non è che avrebbero. Forse sì, ma in questo momento in cui hai preso giocatori non nettamente migliori di quelli che avevi l'anno scorso, magari qualche cosa potete dire, però. Hanno deciso di fare un taglio netto praticamente, io che ne so, vedo Diniz, io Diniz l'avrei anche tenuto, insomma, per di... non avrebbe sfigurato, sicuramente. Io ho sono ritrovati i brasiliani, sono andati a Padova con le famiglie. Ma che ne so, io parlando, scrivendo anche qualche volta su Facebook, così mi sarebbe piaciuto far fine la carriera a Cevanton qui a Lecce, perché sicuramente... giocatore che dice vengo, gioco gratis, voglio finire la carriera qui, e sto fisicamente, sto meglio sicuramente dei due anni fa, di quando però arrivato, si è ritirato? Ora si è ritirato, proprio ma lui è andato, ha ricevuto quel no, allora però ha ricevuto quel no, ha detto basta, non posso andare a giocare io, intera io, la mattina. L'affetto che lega a Cevanton nostro, di noi tifosi, è infinito, solo che può essere anche destabilizzante per lo spogliatoio? Ma non credo. Cioè può, perché forse adesso non più, no? Anzi, forse proprio perché c'è questo pericolo tra la gente, perché poi sarà sicuramente lui che invece cerca di tenere unito lo spogliatoio. Ma lui voleva giocare, no? Quando è venuto. Ma lui voleva giocare, voglio dire, era consapevole di venire fuori da un infortunio. Con il giocatore ci devi parlare, Lerda non ci parlava, anzi quando prendeva già cominciava il problema. Parlava con nessuno Lerda, vabbè. Però l'avrei visto, avrebbe fatto anche comodo adesso, vabbè, ma questo era un sogno mio, era una cosa. Per cui dico, cioè, per me smantellare la squadra l'anno scorso, alla fine non è che abbiamo fatto chissà che cosa, ma qualche altro giocatore l'avrei tenuto. Memoria del fatto che poi devo andarmi a cercare giocatori, stava facendo, e portarli poi prima dell'inizio del campionato. Qualche giorno prima, magari questa sì. Anche se devo dire che questa cosa di comprare i giocatori alla fine, no, del ritiro, del calciomercato, è cosa comune ormai, quasi tutti lo fanno, non ci sono poche squadre. Aspetta che l'occasione hanno... che magari quello che svenda. Sì, sì, ma però così. Ma è frutto di una strategia assolutamente sbagliata, che un imprenditore, quale è oggi il presidente di una squadra di calcio, non dovrebbe fare. Beh, cioè, a Napoli ancora aspettano Soriano. Ecco, appunto. Però allora, una cosa è aspettare un giocatore che magari deve essere il puntello di un progetto ben preciso, che è un progetto tecnico dell'allenatore. Ma un'altra cosa è quello di prendere 4, 5 giocatori, 6 giocatori che poi saranno titolari alla prima giornata di campionato e farli giocare così, d'amblè, insomma. Certo, per me è sbagliatissimo. C'era un Dumblé a un certo punto, no? Sulla nella nostra, me lo ricordo come in un sogno. Checco Dumblé, un grande attaccante del settore giovanile del Lecce. Sì, sì. Oggi anche lui allenatore. Periodo di Trinchera. Esatto, è proprio quel periodo lì, sono grandi amici. E allora, sentiamo un po' di domande, dai, non hai fatto nessuna domanda a Paolo. Allora, sì, stiamo cominciando ad arrivare anche domande per Baldieri. Allora, la prima è di Ugo, che chiede qual è il ricordo migliore su Lecce, il più bel ricordo che Baldieri ha della sua esperienza a Lecce. E Antonio poi fa una domanda un po' sul passato, dice tanti compagni di squadra e tanti calciatori poi quando smettono di giocare diventano allenatori. Baldieri ci ha pensato mai a queste cose? Sì. Da quale ti rispondo per prima? Quale vuoi? Il ricordo migliore? Vabbè, ricordo della promozione che facemmo con Bulchi, ancora sì, inaspettata, perché avevamo una squadra di ragazzini messa lì, arrivati tutti per tempo, allenati, quindi devo dire questa.
Ci dovevamo salvare, una squadra fatta per salvarci, invece andammo. Ti faccio nomi di Grossi, di Scattilli, la Bologna Romana, Rizzolo, Jimmy Maini, Maini, Olive, e Jimmy Maini, esatto, Orlandini, Biondo, Rosario, però furono i ragazzi della Roma, della primavera della Roma, che vennero a Lecce e fecero una grande stagione. Sì, sì. E poi da lì fecero una bella carriera. Sì. Forse solo Grossi. Qual era la domanda? Sì, Grossi. L'altra domanda era se ha mai pensato di fare l'allenatore. Perché non fate allenatore? Che stavo dicendo lui prima, perché prendere ansiolitici e antidepressivi o cose, no, non è da me, nel senso che non è, ho preferito crescere i miei figli, perché fare l'allenatore mi vedevo passare all'erda ogni tanto lì davanti al, ma Paolo Baldieri, da solo, dico, questo c'ha una famiglia, c'ha dei figli, cioè Cuneo. Voglio dire, questo sta a Cuneo, questo sta qui a Lecce, e forse apposta è riprendere a essere scavo, cioè uno si sposa presto, che avete figli come ho fatto io, poi dopo a 33, 34, 35 anni riparti a fare l'allenatore, significa abbandonare proprio la famiglia. No, ho preferito di no. C'è un telefono? Noi abbiamo il collegamento, sì, il secondo collegamento telefonico della serata, che avevamo anche preannunciato, che è quello con una collega di Pisa, che collabora con tuttopisa.it, ed è Claudia Marrone. Vediamo se ci ascolta, così la possiamo salutare. Pronto, Claudia? Sì, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a te, grazie per aver accettato il nostro invito. Il perché di questo collegamento? Grazie per la chiamata. Lo spieghiamo subito il perché ti abbiamo disturbata questa sera, perché mister Braglia è stato a Pisa, la sua ultima panchina è stata proprio quella della formazione nerazzurra, e lo conoscete molto bene. A lei ci abbiamo imparato, iniziato a conoscerlo oggi pomeriggio, ha detto con me ci sarà da divertirsi. Andate a vedere un po', se volete divertirvi su internet, cosa non si trova sul mio conto, cosa c'è sul conto di mister Braglia. Allora, intanto le strade di Pisa e Lecce si rincrociano, dopo mister Pagliari arriva mister Braglia, che sicuramente è uno, esatto, dei due emblemi, esatto, proprio con Pagliari, della storia più recente del calcio nerazzurro. Un mister Braglia che si è ripetuto due volte a Pisa, una è andata decisamente bene, la promozione in B del 2007, una è andata molto meno bene, e il Braglia un po' più attuale, quello che è nel calcio moderno, è chiaramente il Braglia della precedente stagione, che comunque insomma Pisa è stata abbastanza drammatica per tanti versi, e non per responsabilità poi dirette del tecnico, o meglio, anche lui avrà avuto la sua parte di colpa, però quella della passata annata a Pisa, ecco, è stata un po' una stagione da dimenticare, costellata di troppi problemi, che poi comunque è culminata col cambio societario dell'estate, quindi penso che anche per il mister sia stata un po' un'esperienza sui generis. Per voi che l'avete avuto modo di frequentare quotidianamente, che rapporto ha con la stampa? Allora, con la stampa io ho sentito tutta l'intervista del pomeriggio, ho riconosciuto il Braglia che si vede a Pisa, un Braglia di poche parole però molto diretto e schietto, non le manda a dire, e la cosa che spero, ecco, è questa, che comunque dopo una prima settimana dove forse è giusto tenere le porte chiuse perché deve aver modo di conoscere la squadra, e penso che debba farlo il più in fretta possibile, perché comunque anche Lecce è una piazza esigente, è una piazza che con la Lega Pro c'entra veramente ben poco, e non sono discorsi fatti, ma la storia, il pubblico e il contorno di Lecce chiaramente lo dicono. Spero comunque che dopo un po' si apra più che altro sia alla stampa che alla tifoseria in maniera un pochino più larga di quello che ha fatto oggi e farà nei prossimi giorni, perché comunque penso che il rapporto tra tutte le varie componenti che poi circondano il calcio sia veramente molto importante. L'anno scorso, ecco, aveva creato ben pochi rapporti, perché comunque c'era una situazione dove niente era a posto, ed era molto difficile lavorare. Nel 2007 invece era tutto diverso, io ero un po' più piccolina, insomma mi stavo avvicinando un po' più intensamente al mondo del calcio, ricordo tanti bellissimi allenamenti, tutti a porte aperte, un gran clima di festa, foto, autografi e quant'altro in tutti i post allenamenti, gli amichevoli che praticamente raccoglievano allo stadio quasi 1000 persone, anche dimostrazione di un entusiasmo che stava crescendo e che io credo, se le cose inizieranno a sistemarsi, ci sarà sicuramente anche a Lecce.
Lui ha dichiarato senza ombra di dubbio: non ho paura di dire in faccia a chi devo ciò che penso, scrivetelo e ditelo pure, a lei ci è arrivata una testa di puntini puntini. Siamo a posto. Credo che i calciatori si siano spaventati a questo punto. Claudia, però non ci hai detto in realtà se questo allenatore è piaciuto ai tifosi, cioè come gioca la squadra di Braglia. Gioca un gioco spettacolare oppure risparmino? Allora, assolutamente no, il calcio champagne non è proprio di Mister Braglia, ma questo credo che in una categoria come la terza serie possa anche andare bene. Comunque Mister Piero Braglia, con il calcio suo, fatto un po' di uomini, quelli che lui ha sempre definito un po' i vari tagliagola, e per fare un esempio dico il nome di Fabrizio Ferrigno, l'ex DG del Messina, che appunto con Braglia a Pisa ha ottenuto la promozione in Serie B, è il calcio che comunque ci vuole, tanto in Lega Pro penso che i calciatori quelli troppo raffinati alla fine facciano poco e niente, penso che servano più, mi viene a mente un nome, David Curiale, giocatori così, penso che comunque tanti elementi della rosa del Lecce si conformino abbastanza bene a quello che poi sarà, lui ha detto il 3-4-3, però comunque insomma anche per il 4-3-3 che potrebbe proporre, che a Pisa comunque ha proposto svariate volte, ecco la rosa del Lecce la vedo sinceramente ben plasmata per quelle che Braglia, per le caratteristiche che Braglia vuole nei calciatori. Benissimo, allora perciò capisco perché ha chiesto di abruzzese. Esatto, esatto. Claudia, prima di farti un'ultima domanda, volevo darti solo un'informazione. Qui in studio con noi in diretta abbiamo una persona che quando sente Pisa ovviamente qualche palpitazione la prova sempre, ed è Paolo Baldieri, che a Pisa ha lasciato gran bei ricordi ovviamente. Sì, io però lo ricordo dai racconti, perché io sono nata all'anno dopo quando Baldieri ha giocato in nerazzurro, però ecco dai racconti dei nonni. Sei salvata Claudia, ti sei salvata. Claudia, in calcio d'angolo, senti una cosa, ma Daniele Mannini come sta andando? Daniele Mannini, che tra l'altro non è più Lecce, insomma ha iniziato bene una grande prova, quella di domenica nel derby contro il Tutto Quello. Io spero che questa volta il buon Daniele sia veramente decisivo, perché l'ho visto a Lecce l'anno scorso in diverse partite, mi è piaciuto, spero si riproponga quel Daniele Mannini. Bene, grazie Claudia, in bocca al lupo per la tua professione e anche per il Pisa. E grazie mille a voi per l'ospitalità. Ciao. Grazie. Dicevo, adesso capisco perché vuole abruzzese. Esatto. E tutto a un tratto mi è venuto in mente: ma perché abbiamo dato via Mannini? Beh, te lo ricordavo. Una scelta più personale, sì. Ha preferito tornare a casa, ecco. È lui che ha voluto andare via? Sì, ha chiesto lui alla società di essere ceduto. D'altronde non si allenava, si andava avanti con certificati medici per non sostenere l'allenamento giorno per giorno. E quindi, addirittura? Sì, è successo anche questo. E quindi Daniele Mannini, speriamo che stia giocando almeno a centrocampo, visto che a Lecce si lamentava. Ha giocato da terzino e si è lamentato nell'ultima conferenza stampa della scorsa stagione, quando si tolse qualche sassolino dalle scarpe. Non sono d'accordo col fatto che in Serie C non ci debba essere gente che sappia giocare a pallone. Neppure io. Anzi, proprio quelli fanno la differenza. Quelli che sanno prendere botte e che sanno nel momento opportuno anche mettere la palla. Esatto. La palla. Ma anche perché, scusa Paolo, ci sono degli esempi eclatanti che sono il Carpi, il Trapani e il Frosinone, che una volta usciti dal magma della Lega Pro sono arrivati in Serie A. Quindi è evidente con le stesse squadre, perché il Frosinone è identica alla squadra di Frosinone, sì, quindi evidentemente quello che ha fatto il Chievo, il Sassuolo e poi man mano queste altre squadre. Man mano queste, no, io parlo di quelle che abbiamo le affrontato recenti, poi esatto. Noi, no? Carpi, Frosinone con un allenatore emergente anche. Come esatto, no? Stellone. E noi stiamo cercando l'allenatore emergente, ce l'avevamo. Abbiamo avuto qua diversi allenatori, quel discorso che facevamo prima, abbiamo avuto molti allenatori che si sono bruciati, che poi invece hanno fatto carriera. Oddio, Lecce è diventata una piazza un po' difficile, è difficile. Un'inversione di tendenza, prima si rilanciavano quegli allenatori. Bravo, dai tempi storicamente. Ma anche i calciatori. Quello che non capisco, Claudio, ogni volta che mandiamo via un allenatore, lo facciamo spesso, ci sono sempre nomi eclatanti, perché io leggo che vogliono, per dire, De Canio che viene da là, comunque, cioè vogliono tutti allenatori di nome, ecco, che non sono mai venuti ovviamente.
È meglio avere un allenatore alla Cosmi piuttosto che uno che invece è preparato per la Lega Pro, conosce i limiti anche dovuti ai brutti campi di calcio, agli arbitri che non sono poi insomma, della Serie A, insomma, e tanti altri problemi. Beh, è chiaro che rinomatamente la Lega Pro non gode di una buona fama, no? Proprio perché ci sono campi ostici dove vai ad affrontare trasferte in città dove i tifosi te li senti addosso, via dicendo. E parliamo proprio del raggruppamento mediterraneo. Esatto, soprattutto qua al sud, sì. Poi diciamoci la verità. In realtà sono dell'idea che l'allenatore che serve a Lecce, indifferentemente dal nome, dal retaggio, tutte queste, dal pedigree, diciamo, che si porta dietro, servirebbe più che altro un allenatore che riesca in qualche modo a creare un gruppo di Oggi pomeriggio, chiedo scusa se interrompo, proprio perché siamo in tema, è stato fatto notare a mister Braglia proprio questo, a Lecce in questi ultimi 30 anni perlomeno, coloro che hanno portato a casa risultati storici importanti sono stati i cosiddetti sergenti di ferro. E qui sono stati fatti i nomi di Papadopoulo, Cavasin, Decanio, Ventura. Esatto. Forse perché Mazzone. C'è bisogno. E Mazzone. E Braglia, tra l'altro, ha detto che il suo idolo è stato allenatore Mazzone, che sembra così burbero, ma alla ma fine erano, ha un cuore tenero. Sì, erano, no, ma io la domanda è: erano sergenti di ferro, ma che riuscivano comunque. È meglio un allenatore di Serie A? Funziona meglio di uno? No, io non sono d'accordo su questo. Poi Paolo deve essere pure fortunato di trovare dei giocatori che quell'anno hanno, come si dice, gira bene, anche la fortuna, no? È una serie di componenti che, tra cui insomma, ecco, trovare l'annata di un attaccante che ti fa 20 gol, l'anno prima ne aveva fatti 5. Ma devi pure dargli la possibilità di farlo. Devi metterlo anche in condizione, sì, questo è vero, però non sempre è semplice capire. L'anno che Mannini arriva sul fondo, mette palla in mezzo, nessuno la prende perché non c'è colpito di testa, quest'anno certo. Che ce l'hai non c'è Mannini. Però non c'hai Mannini, però c'è Surraco. Sì, se però tu lo metti da esterno, come io avevo detto, invece con Radu Liguori diceva che giocava benissimo da centrale, da esterno secondo me ha il ruolo suo, no? In fase di. Parla di che sei allenatore. No, assolutamente, non mi sento assolutamente un allenatore all'altezza di poter giudicare da un punto di vista tecnico le scelte di nessuno. Insisto sul fatto che, a mio modo di vedere, lì dove si crea un gruppo di persone, di giocatori, che lottano tutti per lo stesso obiettivo, che sono compagni in campo e fuori dal campo, che riescono a creare quell'amalgama, che si trovano le motivazioni, molto probabilmente in Lega Pro si può sopperire alla tecnica con questo. E come dicevi tu prima, io le ho visti giocare Carpi, Frosinone, le ho visti dal vivo, le ho seguite in più di qualche situazione. E ti assicuro che non è che avevano, che facevano un calcio chissà spumeggiante, ma erano molto concreti. Solidi. E quando segnavano si abbracciavano tutti, andavano in panchina e si abbracciavano. Sono propositivi, molto propositivi. Forse secondo me questo bisogna ricreare. Forse è mancato nell'era, diciamo, tesoro, nei primi due anni che veramente abbiamo accarezzato l'idea di andare in Serie B, è mancato il gruppo nello spogliatoio. Questo non lo so, perché nello spogliatoio non c'ero. A detta dei ragazzi dice no, insomma, noi facevamo gruppo. Non lo so, credo che alla fine essere propositivi è anche oltre che in campo, cioè vuol dire non limitarsi a fare quello che dice l'allenatore, il compito, quello che eliminare il compitino, diciamo, limitare i danni, ma essere, prendersi anche responsabilità, certo. Significa proiettarsi in avanti nel momento in cui c'è il compagno stanco che ha fatto troppo avanti, vado io al posto tuo, fermati e ti copro io, vai. Spirito di squadra, non solamente professionalmente parlando, ma certo, col cuore. Col cuore.
Ma io penso che questi ragazzi, spesso l'abbiamo detto, ci sarebbero state delle partite perse, no, quest'anno, se non ci fosse stato questo cuore grande dei ragazzi, che devo dire a Foggia non si è visto per infatti, nulla. Prima di andare in pubblicità, un'altra domanda da Tommaso e poi andiamo in pubblicità. Sì, allora c'è una domanda da Mario per tutti e due gli ospiti. Si ricollega al discorso che facevamo prima sul ritardo in termini di preparazione legato al calciomercato estivo finito a inizio settembre. Chiede quanto influisce il fatto di aver completato la squadra così tardi, perché lui fa il confronto con il Catania, dice il Catania ha una squadra che è stata assemblata ancora più tardi, però è partito molto più forte rispetto a questo Lecce, per cui probabilmente c'è anche qualche colpa dell'allenatore. Quanto influisce appunto questo ritardo? Anche il Catania è partito dopo, insomma, esatto. Ha avuto due o tre partite dopo di noi, non ricordo bene adesso. Esatto. Catania ha una rosa di giocatori qualitativamente molto molto alta. Valida, molto alta. E giocatori potrebbero più forse non ha avuto poi tutti quegli infortuni che ha avuto Asta, perché sapendo di partire tra 20 giorni io la squadra la puoi preparare, è riuscita comunque a pianificare, è riuscita comunque a pianificare, anche se nel breve periodo è riuscita a pianificare una preparazione ad hoc dove sicuramente faranno continui richiami durante l'annata. Sì, è possibile che si sgonfi sto Catania, mo ho detto cambio un po' discorso, perché avendo dovuto comunque recuperare quei 9 punti ho dovuto correre, può darsi che a un certo punto possa scoppiare, come si suol dire. Tutto può essere. Potrebbe essere, sì. Tutto può essere, a meno che non stanno pensando con la rosa ampia di fare tanti cambi. La strategia secondo me non è sbagliata, sì. Alla fine l'hanno pensata bene, però sono partiti con questo gap importante, il ricambio che c'è dietro non deve essere hanno acquistato giocatori di valore più o meno uguale, quindi l'hanno pensata, l'hanno studiata e i risultati gli stanno dando ragione. Poi può essere pure che magari a un certo punto molleranno e può darsi pure che il nostro mister Braglia ci dia quella scossa, quello di cui tanto stiamo parlando, eppure noi inneschiamo questo cambio di marcia. Asta comunque lo disse. E questo è l'augurio e l'auspicio che ci facciamo tutti. In questo momento a me in prospettiva interessa al momento clou di marzo. Una certa corsetta va iniziata. Neanche lento. Andiamo in pubblicità allora. Esatto.